Sapete già perché vi ho riunito qui, quindi non sprecherò il poco tempo che ci resta. Il capitano Priebke, al quale ho già parlato, sta dando istruzioni agli uomini. Comunque, voglio chiarire con voi prima di tutto due cose. Primo, non esiste questione di responsabilità morale. Siamo soldati che obbediscono a precisi ordini. Secondo, tutti noi, 74 tra ufficiali e soldati, tutti di nazionalità tedesca, prenderemo parte a questa operazione. Chiunque si rifiuti ne risponderà ad un tribunale militare. E sapete tutti che cosa significhi. Come molti di voi, io non ho mai ucciso un uomo. Sparerò io il primo colpo. Sono certo di parlare a nome di tutti, colonnello, dicendole che faremo il nostro dovere. Grazie, signori. Questo è il luogo dell'operazione. Una serie di grotte artificiali abbandonate, a circa 3,5 chilometri a sud-ovest di via Tasso, dove siamo ora, situate sulla via Ardeatina, che è qui. Le gallerie sono scavate nel tufo. Una volta chiuse, diverranno una specie di camera mortuaria naturale e l'umidità accelererà la decomposizione dei resti. Gli accessi sono già stati minati e le mine saranno fatte saltare alla fine dell'operazione. I prigionieri verranno fatti entrare da qui. Le esecuzioni avranno luogo mediante pistole automatiche del tipo Mauser. I prigionieri saranno giustiziati a gruppi di 5 da squadre di 5, quindi ciascuno di noi dovrà uccidere 4 o 5 persone. Adesso vi mostro la procedura da seguire. Vetien, si inginocchi qui. I prigionieri in ginocchio, testa un po' inclinata in avanti. La canna della pistola alla base della nuca a breve distanza, ma il contatto non è necessario. Il proiettile passerà dal basso in alto attraverso il cervello, causando all'istante una morte indolore. Grazie. Ho calcolato 3 ore per raccogliere i prigionieri, 1 ora per il trasporto alle grotte, 1 minuto per ogni esecuzione. Dovremmo aver finito al tramonto con un paio d'ore d'anticipo, se tutto va secondo i piani. Ho già fatto richiesta di 40 camion all'autoparco, ma hanno fatto delle difficoltà. Difficoltà? Che difficoltà? 18 di quei camion servono al trasporto della carne. L'ufficiale addetto al rifornimento obietta che se ci trasportiamo degli uomini dovranno essere sterilizzati dopo. Procuri i camion. Rispondo io alle obiezioni. Signori, non dobbiamo attirare l'attenzione, a tutti i costi. La nostra migliore garanzia è la rapidità. Hanno telefonato dall'ospedale, signore. È morto un altro dei nostri. Ciò vuol dire che aggiungerò altri 10 nomi alla lista per un totale di 330. Modificate i vostri piani, signori. Questo è tutto. Priebke, l'altra sera lei mi disse di 10 ebrei che vivevano in case di ariani. Io le dissi di arrestarli. Ha eseguito l'ordine? Sono a Regina Celi fin da ieri. Li aggiunga alla lista. Signor, sì. Priebke, mandi qualche cassa di cognac alle grotte. Per i nostri uomini non sarà facile. Signor, sì.